sistema temo abbia raggiunto momenti di perfezione tale da essere contrastati con, naturalmente con la prevenzione, che da soli, vedete, noi possiamo avere tante centinaia di squadre, i cani di notte non possono girare, gli elicotteri nemmeno per motivi di sicurezza, i mezzi di terra, anche se ne avessimo 10 volte di più, non potrebbero lo stesso farcela dinanzi a questa strategia delinquenziale. Allora che abbiamo un incontro, bisogna confrontarvi con lui per verificare che tipo di attacco di controllo del territorio possiamo porre in essere. Io ricordo la famosa operazione Vespri Siciliana, che Tommaso conosce perché ha fatto il penale e il penalista. E bisogna dei momenti in cui lo Stato si è mobilitato, io lo chiederò, perché è evidente che abbiamo bisogno, senza il cappello in mano, di una mano d'aiuto da parte del governo nazionale, delle forze dell'ordine, per presidiare. Noi metteremo le nostre risorse, compreremo i droni, dei droni veri, possenti, attiveremo attività di prevenzione senza sconti, ma non basterà. Occorrerà proprio una più forte e più massiccia presenza dello Stato attraverso i suoi uomini e gli strumenti. Allora, è stata una notte complicata. Ecco perché dicevo, poi continuerò questo giro, vedrò qui, vedrò quello che è successo, ho seguito lo sfollamento, l'evacuazione dell'intero albergo di Costa Verde che è vicino qui sopra Cefalù, e non si può andare avanti così. Noi dall'altro lato cerchiamo di lavorare, ringrazio Tommaso per le parole dell'operato sul fatto della compostezza e sobrietà, cercare di tenere uno stile che è stato quello, anche quello della mia vita professionale, poi anche quello di capogruppo, quello di Presidente Santo, quello della compostezza. E a me spiace ieri essere stato costretto a infrangere quel principio della famosa continenza che ho sempre declinato quando si rivelano dei ruoli importanti, dei ruoli, e ci sono momenti delicati per il paese che vivi. Chi ha delle responsabilità, e l'ho sempre cercato di mantenere, si attiene alla logica, alla continenza, cioè parlare poco, rassicurare, dare un concetto di continuità, rinviando poi al dopo polemiche d'altro. Ho fatto in varie esperienze della mia vita. Ieri ho dovuto infrangere quella mia regola di vita, ma l'ho fatto, non lo rifarò certo oggi e l'altro, perché il momento in cui incendi in Sicilia, la gente è preoccupata per la propria esistenza, per la propria sopravvivenza dei propri cari, ci si lamenta dei governi regionali, si lamenta il fatto che forse sarebbe il caso di ieri stesso attivare azioni di protesta. Vedete, mi sono sentito ferito come siciliano, perché io sono abituato a fare politica facendo squadra. E in questi momenti, secondo me, dobbiamo fare squadra.